altro gradino da salire verso l'obiettivo finale. Sì, poi il derby è sempre una partita particolare perché per una volta, sai, la storia del calcio dice che nei derby c'è sempre, si pareggiano, no? le classifiche, si pareggiano le qualità, si pareggiano tante cose, quindi domani sarà una partita importante, una partita da giocare con l'atteggiamento giusto, con uno spirito battagliero, perché troveremo una squadra che ha grande dinamicità, una squadra che anche l'andata ci aveva messo in difficoltà, e quindi sarà una partita bella da giocare. Oggi tanti tifosi agli allenamenti, quanto conta questa spinta della piazza? Ma è sicuramente importante, noi abbiamo sempre detto che i nostri tifosi sono importanti perché ci danno un sostegno forte, ce l'hanno sempre dato, non abbiamo mai dovuto chiedere, e quindi il compito nostro è quello di ripagare questo entusiasmo e questa voglia che loro hanno di vincere, che è uguale alla nostra. Com'è andato l'avvicinamento settimana alla partita, a proprio livello tecnico e di squadra? Se c'è qualcuno che non sta bene o qualcuno che sta bene? No, bene, bene. I ragazzi si allenano bene, sono una squadra che, come ho già detto tante volte, ha voglia di arrivare alla partita, ha voglia di giocare, si prepara bene. Qualcuno che non è al 100% c'è, però diciamo che siamo tutti disponibili. Anche in vista del doppio impegno, anzi triplo impegno di questa settimana, ci saranno dei cambi in formazione mista? Ma è normale che quando hai tre partite in una settimana non puoi far giocare sempre gli stessi 11, quindi sicuramente ci sarà spazio per diversi giocatori, e questo è quello che deve servire a questo gruppo per rimanere sempre al top, per mettere sempre in campo tutto quello che hai, soprattutto per creare anche competizione tra i vari giocatori per conquistarsi un posto nella partita che si dovrà giocare. Guardando la classifica, resta solo il Pontedera, secondo lei, l'unico vero avversario del Monza da qui alla fine del campionato? No, io ho sempre detto, l'avversario del Monza è il Monza, nel senso che i giocatori devono continuare a lavorare con umiltà, devono continuare a macinare chilometri, lavoro, e questo è quello che ti può portare poi all'obiettivo finale. Noi la stagione è ancora lunga e sono tantissime partite da giocare, abbiamo visto anche a Novara le difficoltà che puoi incontrare, però allo stesso tempo, se una squadra si allena bene, se una squadra lotta, combatte, rimane umile, riesce anche a venire fuori dalle difficoltà che una partita ti può portare, e poi magari riuscire a vincerla.